La Fiorentina cerca dopo la rimonta del recupero di mercoledì sera contro il Cotignola altri tre punti a Nicoletti. L'inizio mette in vetrina Docente che crea subito grossi grattacapi alla retroguardia ospite che si rifugia in calcio d'angolo. Lo stesso Docente si incarica del corner, pallone a cercare l'inserimento di Cessoni che non trova fortuna. La FIA ha il predominio territoriale, Docente prova a pungere da calcio piazzato trovando il legno alla destra di Catozzo grazie anche all'involontaria deviazione della barriera. Altra azione della FIA, Docente serve il compagno Cuomo che calcia da posizione favorevole in bocca a Catozzo. Ma il gol è nell'aria, lo stesso Docente è a sfruttare un'incertezza in uscita di Catozzo che involontariamente gli serve l'assist del vantaggio riccionese. Meritato possiamo dire vedendo il dispendio di energie creato nel finalizzare numerose occasioni da rete. Nella ripresa si segnala il primo intervento di Passaniti nel deviare in corner questo colpo di testa di Telloli. Lo stesso Passaniti vede finire poco dopo il fendente di Taribello sul fondo. Si rivede a distanza la FIA con l'asse Docente sottile con quest'ultimo che non riesce a inquadrare il bersaglio. La FIA vorrebbe il raddoppio, Zafferani vince un contrasto ma la battuta, ma Catozzo c'è. Poco più tardi arriva il legno colpito da sottile grazie a un colpo di testa che termina appunto alla destra della porta difesa dal portiere ospite. In contropiede la Coppa Rese si sbilancia, l'assist di Fida non viene colto nel migliore dei modi dal compagno che si divora e gode pareggio. La Coppa Rese però inizia a prendere coraggio, la FIA esce dal campo e Passaniti risponde da campione su questo tiro angolato di Maghini, ma prova e riprova e dopo un batti e ribatti in area locale il non entrato Marchi trova l'acuto vincente riportando la gara sul risultato di parità e facendo esplodere soprattutto i numerosi supporters giunti dalla provincia di Ferrara. La FIA non c'è più e la Coppa Rese rischia di farla grossa e un grosso scherzo a Riccione quando Passaniti in uscita ci mette la testa e poi copre perfettamente la porta su questa battuta di Marongio che si spegne a lato. 1-1 il finale, ma FIA rimandata, troppo Docente dipendente.